E siamo pronti per una nuova puntata di questa rubrica. Con noi in collegamento telefonico Luigi Caratelli, benvenuto Luigi. Beh, grazie a voi, un saluto anche ai quarantenati, Marco, Emanuele e anche a Paolo che verrà dopo. Sì, perché giustamente loro essendo volontari non possono varcare le soglie delle loro abitazioni perché sono comunque un po' distanti rispetto allo studio, certo. Ma hanno il cuore nella radio, quindi anche se non sono fisicamente presenti. Ci sono anche spiritualmente. Allora Luigi, l'ultima volta abbiamo visto un'esperienza molto intensa, no? Dell'accaduta descritta nel libro del profeta Daniele. Parlavamo di fornace, parlavamo di un'esperienza molto dura per poter mantenere la fedeltà all'unico vero Dio, all'Iddio di Israele. Oggi in quale capitolo ci proietti? Allora, oggi parleremo del capitolo 7 di Daniele, che praticamente secondo i commentatori è proprio il centro del libro omonimo ed è un capitolo importantissimo perché anche qui si parla di un sogno, questa volta ricevuto dallo stesso Daniele e che richiama il sogno ricevuto invece dal monarca di Babilonia Nabucodonosor molti anni prima, quello della famosa statua di cui abbiamo parlato. Ecco, c'è un collegamento tra i due capitoli ed è molto interessante vederlo. Quindi Daniele non solo interpretava i sogni degli altri, ma succede anche a lui di avere dei sogni. In questo caso, ecco, per l'interpretazione a chi si rivolge? Beh, come con il primo personaggio, con Nabucodonosor, egli si rivolge al suo Dio, o meglio, egli non fa la azzeccagarbugli, non fa lo spaccone, o retti dico io come vanno le cose perché io sono dotato, no. Nel primo caso lui dice al re, guarda, io ho bisogno del consiglio divino, lui rivelerà il sogno. In questo caso il Dio, ormai essendo l'amico fidato di Daniele, o meglio è Dio che ritiene Daniele un suo caro e fidato amico, gli parla direttamente e gli dà in sogno quello che è, come per il capitolo 2, una specie di atlante storico dei regni che si succederanno dal momento in cui Daniele scrive, cioè nel 580 avanti Cristo, al tempo dei babilonesi, e guarda avanti fino alla fine del mondo. In cosa consiste questa visione? Perché Daniele resta molto turbato, quindi è una visione un po' particolare, un po' forse rispetto appunto ai sogni che aveva interpretato a Nabucco, questa è un po' diversa. Sì, diciamo siamo nel 553, ecco, per la precisione, c'è già Baldassare al trono babilonese, di lì a poco poi arriveranno i medo-persiani e Dio gli dà un sogno che lo spaventa un po', perché al posto della statua tetrametallica vista in visione, in sogno, cioè da Nabucodonosor, qui vengono evocate delle bestie e addirittura la quarta è terrorizzante, è terrificante, ed è in questo caso che Daniele rimane un po' sconcertato. Ecco, ti lascio la parola dopo aver fatto questo breve inciso, perché Daniele è un libro scritto da Dio più che altro, utilizzando la penna di Daniele, perché è strutturato in una maniera straordinaria, nel senso che abbiamo detto nella prima puntata vengono inframmezzate, alternate, cioè visioni profetiche e racconti di vita. Abbiamo parlato per esempio la volta scorsa della fornace ardente, ma si può parlare anche della fossa di leoni, momenti tragici dei personaggi che vivono lì a Babilonia, ma che hanno tutti un messaggio, un esito finale. Il Dio protegge i suoi figli nelle situazioni più disastrose e inverosimili. Ecco, con le profezie avviene invece una cosa molto interessante, tutte parlano della fine dei tempi, è proprio Daniele che dice, o meglio è Dio dice a Daniele, tieni nascosta queste cose perché sono per un tempo lontano, per la fine del mondo. E allora il Dio, per poter rendere chiaro il suo messaggio, chiaro alla profezia, la ripete con simboli diversi. Per esempio nel capitolo 2 abbiamo la statua con quattro metalli, la testa d'oro Babilonia, il petto d'argento i medo-persiani, poi arriva la Grecia e Roma infine. Qui invece ci sono quattro bestie che ora descriveremo
e succede un po' quello che è successo per chi ama la musica con il canone di Pachelbel. Non so se vi ricordate questo famoso brano che inizia, è una composizione contrappuntale, inizia con un crescendo piano piano, un certo numero di battute, poi c'è un basso continuo che realizza il tema principale. Ecco, qui potremmo dire il basso continuo, il tema principale è la statua che annuncia la storia degli imperi universali. Poi il brano musicale, sempre riferendoci al canone di Pachelbel, viene suonato con l'aggiunta al brano iniziale di variazioni sul tema. Ci sono dei violini che si alternano e fanno un'armonia stupenda variando il tema iniziale. Ecco, dopo questa complicata spiegazione, perché non sono un gran musicista, arriviamo alle profezie di cui sono un po' più addentro. Abbiamo il basso continuo, la storia degli imperi universali. Nel capitolo 2 di Daniele questo discorso, questa storia viene rappresentata da una statua che ha diversi metalli, ognuno dei quali rappresenta un impero universale che si succede nella storia. Abbiamo detto Babilonia, Medo-Persia, Grecia e Roma. Nel capitolo 7, e qui poi ti rilascio la parola, invece Daniele sogna delle bestie che rappresentano ancora, con diversi simboli rispetto alla statua, il basso continuo, cioè la storia degli imperi universali. La trama è sempre quella. Io ti faccio vedere, dal momento in cui tu vivi fino alla fine del mondo, qual è la successione degli imperi universali. La prima volta ho dato questo messaggio, direbbe Dio a Nabucodonosor, adesso lo do a te, come per dire, vedete, io sono il padrone del mondo, per me non c'è differenza tra credenti e non credenti. Nabucodonosor, grazie alla grazia che gli fa Dio, diventa un credente. Poi abbiamo un credente, Daniele, che riceve, come Nabucco, lo stesso trattamento da Dio, e Dio ama tutti, e con pagani e credenti nel libro di Daniele dà un'indicazione straordinaria al mondo, enuncia, prima che le cose accadano, la storia degli imperi universali. È interessante che appunto sia al capitolo 2 che al capitolo 7, in questa sequenza di regni, perché mentre lì sono metalli, qui invece sono delle bestie, sì. Ecco, si conclude alla fine parlando di un regno eterno e si parla qui, sì, da un figlio dell'uomo che viene sulle nuvole del cielo. Quindi sì, proprio questo, il libro di Daniele è un libro, come dicevi tu, che ci porta fino alla fine dei tempi, fino al regno di Dio, a, sì, questo stabilirsi del regno di Dio. Quindi non possiamo dire che è qualcosa che riguarda il nostro passato, ma riguarda il nostro futuro, ed è attualissimo il libro di Daniele, quindi non possiamo dire è un libro ormai che ha tutte le profezie realizzate. Ecco, siamo nella piena parte della profezia di Daniele. Allora, queste quattro bestie, perché, sì, questa volta, ecco, Dio decide di dare a Daniele queste immagini delle bestie invece dei metalli, che era forse una cosa un po' più tranquilla, no? Qua è un po', queste bestie insomma fanno un po' di paura. Sì, grazie Daniele per la domanda. In effetti quello che dici tu lo ha provato proprio Daniele, si è spaventato, mentre per la statua, diciamo, rimaneva perplesso perché non riusciva a capire cosa fosse il basamento, no? I piedi, un po' d'argilla, un po' di ferro. Qui invece viene terrorizzato fin dall'inizio perché il pensiero gli viene bloccato dalla paura. Infatti sogna con ali d'aquila, poi gli vengono strappate le ali, si dice nel testo, poi subito dopo si dice che questa prima bestia, il leone, viene sollevata da terra, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore umano. Poi c'è la seconda bestia che è simile a un orso, qui si dice che stava eretta sopra un fianco, quindi una parte più alta dell'altra, teneva tre costole in bocca fra i denti, e fu detto a questa seconda bestia: alzati, mangia molta carne. Poi un'altra bestia, un leopardo con quattro ali d'uccello e quattro teste, e le fu dato il dominio. Questo è importante, lo tratteremo subito dopo. Poi continuò a guardare, c'era alla fine una quarta bestia spaventosa, straordinariamente forte. Aveva grossi denti di ferro, divorava, sbranava, stritolava con le zampe ciò che restava. Era diversa da tutte le bestie precedenti, aveva 10 corna, e poi al centro di queste corna ne sorge uno, il piccolo corno di cui parleremo nella successiva trasmissione. Ecco perché Dio
manda a Daniele questo sogno, perché è un altro modo di dire le stesse cose che ha detto a Nebuchadnezzar o Nabucodonosor con la statua. E siccome gli imperi, anche quelli di oggi, le nazioni, in genere hanno trovato diletto nel rappresentarsi con delle bestie, ecco, pensiamo al galletto della Francia o anche all'aquila degli Stati Uniti, quella dell'Albania, la stessa Russia, insomma, si rappresentava spesso con l'orso. Quindi praticamente il Dio fa capire che si parla ancora di imperi, questa volta simbolizzate da delle bestie, e notano gli scrittori che qui le bestie non sono quelle normali, tradizionali, praticamente un leone con le ali d'aquila non si è mai visto in natura, come il leopardo con le ali, insomma. Quindi sono dei simboli, e nella Bibbia il simbolo ha un valore molto importante. Quando si parla di bestie, anche qui, come per i metalli della statua di Daniele, si simboleggia qualcosa, si simboleggiano delle nazioni, degli stati, dei re. Quindi anche qui, ripeto, come dicevi tu, si ha la successione degli imperi universali fino a Roma e poi da Roma fino alla fine del mondo. Quindi sono delle bestie ibride, non sono né completamente un leone né completamente un'aquila e così via, hanno caratteristiche. E secondo me è anche interessante, magari andando a valutare quali sono le caratteristiche delle varie animali, per capire quali caratteristiche la nazione possiede, perché se viene utilizzato ad esempio il leone c'è anche un motivo, no? Per cui viene utilizzato per Babilonia, perché la prima, diciamo, rappresenta, no, il primo regno, il leone. Quindi ogni bestia non solo è, diciamo, ci può sembrare spaventevole, brutta, ma in sé ha le caratteristiche di quel regno e dei potenti di quel regno. Sì, esatto, brava, esattamente, perché c'è un principio, e quindi me lo hai ricordato tu adesso con questo intervento, che è questo: la Bibbia si spiega da sola, i simboli della Bibbia sono spiegati all'interno della Bibbia. Infatti c'è un testo che ritorna nei due libri profetici, Daniele e Apocalisse, che dice: il vento, i mari che tu hai visto, le acque che tu hai visto in subbuglio sono popoli, nazioni e re. Quindi il simbolo è enunciato, ma non viene lasciato nel dubbio il lettore su che cosa esso voglia significare, perché immediatamente dopo la stessa Bibbia dà il significato di quel simbolo. E a riguardo proprio della prima bestia, che corrisponderebbe, facendo un parallelismo con il capitolo 2, alla testa d'oro, cioè al re di Babilonia, ecco, nella Bibbia proprio il re di Babilonia era rappresentato come un leone. In Geremia capitolo 49, versetti da 19 e 22, là dove si parla di Babilonia e del suo potere, citandola, si dice: ecco, egli sale, essa sale come un leone dalle rive lussureggianti del Giordano, ecco il nemico sale, fende l'aria come l'aquila, spiega le sue ali verso Bosra. Anche qui, come vedete, c'è un ibrido, come dicevi tu, un leone che ha delle ali d'aquila. Ecco, è lo stesso simbolo della bestia che ha sognato Daniele. E poi il testo dice che furono strappate le ali a questa bestia, fu fatta stare in piedi come un uomo e le fu dato un cuore d'uomo. Infatti Nabucodonosor, rappresentato in Daniele 2 con la testa d'oro e qui in Daniele 7 come un leone con le ali, ecco, Nabucodonosor, come abbiamo detto nelle prime puntate, cade in una profonda depressione, gli viene strappato il regno, quindi gli vengono strappate le ali, ma alla fine, messaggio positivo, gli viene dato un cuore d'uomo, perché Nabucodonosor si converte al Dio di Israele. E il leopardo è facilissimo, perché qui abbiamo il più veloce tra gli animali e addirittura ha sulla sua groppa delle ali, insomma, no? Quattro ali, quindi rappresenta la velocità con cui è stato creato questo impero, e in effetti in pochi anni Alessandro Magno creò un impero enorme fino all'India, che poi venne diviso, come dice il testo, nei suoi quattro generali. Anzi, prima del leopardo, scusa, c'era l'orso, anche qui l'orso si dice che si rizza su un lato, come per dire che è in una sua parte fisica una spalla più alta dell'altra, e rappresenta benissimo come il busto della statua di Daniele, che aveva due braccia,
rappresenta benissimo l'impero accoppiato di Medo e Persiani, e viene detto che insomma in qualche modo questo impero è il successore di quello di Babilonia. Poi appunto il leopardo, che è la Grecia, e infine la famosa bestia spaventosa, che ha anche qui il richiamo al ferro delle gambe della statua del capitolo 2, là dove con questa simbologia veniva enunciata la forza e il dominio di Roma imperiale, no? Roma forte come il ferro, e anche qui la quarta bestia aveva denti di ferro, quindi abbiamo ancora, dopo gli imperi universali che hanno preceduto Roma, abbiamo ancora l'impero romano. E il testo dice: divorerà tutta la terra. Ecco, quindi ci sono i commentatori che hanno delle idee molto precise su chi è questa quarta bestia e che cosa scaturisce dalla quarta bestia. Ma ti lascio lo spazio per una possibile tua domanda. Quando si parla di questa quarta bestia, che è quella che più impressiona, no, Daniele? Perché mentre le altre in qualche maniera hanno un'affinità col mondo della realtà, no? Questa è spaventevole, cioè non si può collocare, farla assomigliare a qualcosa, ma è spaventevole quello che è in evidenza, appunto, questo discorso del ferro. Il fatto che sia una bestia spaventevole, che non sia per niente collocabile con una o raffigurabile con una qualcosa che ha a che fare con la realtà terrena, potrebbe indicare che comunque la potenza dell'impero romano abbia avuto anche, ecco, una spinta non dal mondo terreno? Diciamo l'impero romano prosegue l'orgoglio dei monarchi, che volevano essere sulla terra i rappresentanti di Dio, essi stessi Dio, insomma. Quindi la quarta bestia è quella che poi partorirà, come vedremo in altra trasmissione, il piccolo corno. Daniele 7:8 dice che era diversa da tutte le bestie precedenti e aveva 10 corna. In mezzo a queste corna spunta un piccolo corno, di cui appunto parleremo. È interessante quello che dice il Fabre d'Anvieux nel suo libro, il libro del profeta Daniele: l'impero romano continua la sua esistenza sotto una nuova forma, negli stati che si sono innestati su di lui o che l'hanno soppiantato, e durerà attraverso le trasformazioni che essi potranno subire fino alla fine dei tempi. E noi sappiamo benissimo che dopo l'impero romano nasce una situazione che nella statua di Daniele si rivela essere un po' non tanto confusa ma innaturale, no? Un connubio tra il ferro, che sarebbe la prosecuzione dell'impero romano, e l'argilla, che secondo la Bibbia è argilla di vasaio. Quando nella Bibbia si parla di argilla di vasaio, come abbiamo già detto in precedenza, si parla della dipendenza dell'uomo nei confronti di Dio. L'uomo dipende da Dio, viene citato espressamente il testo di Geremia, quando Dio chiama Geremia ad andare nella bottega del vasaio per dargli un insegnamento, e lui vede lì il vasaio che modella l'argilla, si accorge che spesso quando il vasaio la modella non ritiene che sia giunta alla perfezione, quindi butta via o rimpasta da capo. E il problema dell'argilla è proprio questo: Dio che interviene nella storia del mondo, che modella l'uomo fino a farlo diventare a sua immagine e somiglianza, come restaurazione, ma quando questa argilla è vista, come in Daniele 2 e qui nella quarta bestia che dominerà tutto il mondo, questa argilla diventa un elemento di potere senz'altro, ma diverso dal potere politico, e anche questo dominerà il mondo. Ed è quello di cui parleremo la prossima volta. Quando si parla dei piedi della statua, che sono in parte di ferro e in parte d'argilla, si parla anche, come vedremo, rispetto all'argilla, di un potere che dominerà dopo che ha terminato il suo dominio, la sua storia, l'impero romano. Il piccolo corno sarà la prosecuzione in vesti religiose dell'impero romano, che invece era di tutt'altro genere, era un impero di carattere politico.
Quindi possiamo dire che questa bestia comunque è la bestia che possiamo vedere vivente fino alla fine, perché in realtà, mentre le altre bestie poi vediamo che vengono eliminate, questa quarta bestia con queste corna e poi con questo piccolo corno avrà vita fino alla fine, quindi qualcosa dell'impero romano resterà anche nelle potenze successive. Quindi alcune caratteristiche dell'impero romano, anche questa capacità, questo volere dell'imperatore di essere delle divinità, che era un po', diciamo, comune a tutti, però c'è qualcosa di diverso che poi, ecco, potremo vedere negli ultimi imperatori, no? Dell'impero romano, in questa loro bramosia di far coincidere, no? Il mondo magari religioso e spirituale con il mondo politico. Ma sicuramente ne parleremo la prossima volta. Sì, no, io mi so, concludo ben il dito sulla piaga, in questo caso in maniera positiva, perché la continuazione dell'impero romano, l'imperatore giunge a mostrarsi come Dio. L'apostolo Paolo dice che dopo l'impero romano una situazione nuova si viene a creare e la Chiesa avrà nel suo seno questo piccolo corno che si mostrerà appunto come Dio, e come hai detto bene tu, è la prosecuzione in altra veste dell'impero romano, sotto mentite spoglie, sotto spoglie diverse, sì, veramente. E con tante cose in comune, poi magari li vedremo in seguito. Senz'altro. Grazie Luigi, alla prossima. Grazie a voi, buon ascolto a tutti.